intervenuti stamattina, grazie alla nostra Lisa, a Maria Luisa, già solo per il fatto, anche voi giornalisti, già solo per il fatto che si scale stamattina con questo sole, che è piacevole, però io sono salito qua mezz'ora fa per prendere il fiato. Comunque, è una bella giornata e penso e spero che possa essere anche un bel auspicio per questa lista che noi presentiamo quest'anno, è la terza volta che presentiamo la lista del Movimento 5 Stelle alle elezioni comunali a Campobasso. La prima volta ci ha permesso di mettere quattro persone che sono state poi la colonna del Movimento 5 Stelle qui a Campobasso, parliamo di Simone Cretella, di Luca Paritano, di Paola Felice e Roberto Gravina. Cinque anni dopo abbiamo vinto le elezioni, con Roberto Gravina candidato sindaco e con una lista fatta di tante persone piene di entusiasmo, qualcuno anche alla prima esperienza, ma che adesso sono anche riproposte per questo terzo giro, questo terzo tentativo che non è più un tentativo che uno fa perché vuole provare a vediamo come va, ma perché abbiamo delle idee chiare, abbiamo un percorso ben costruito sulla città, abbiamo realizzato tante cose in questi cinque anni e le mettiamo a disposizione di chi? Innanzitutto di una coalizione che in Maria Luisa Forte vede la sintesi, la persona che riesce a trovare un equilibrio tra diverse sensibilità intorno a un programma, un'idea chiara della città di Campobasso e poi la mettiamo a disposizione della città di Campobasso. Basta fare un giro per la città e guardare i cantieri che sono stati realizzati e che sono aperti adesso per le scuole per capire che si parla di cose concrete, non stiamo parlando di un libro dei sogni o di vedremo, faremo, sono cose che si stanno già realizzando e che noi vogliamo continuare a realizzare, farlo insieme al Partito Democratico, all'Alleanza Verdi Sinistra Italiana, ai socialisti, a tutte quelle liste che stanno dando una mano, il contributo all'interno di questa coalizione progressista per la città di Campobasso, che è un unico, ma è una cosa nuova per noi qui in città, che è la prima volta che facciamo una lista, una candidatura insieme a qualcun altro. Però sono convinto che la bontà di quello che abbiamo realizzato e la generosità con la quale la mettiamo a disposizione di una coalizione verrà premiata, perché già oggi tanti cittadini ci fermano e riconoscono tutto quello che abbiamo fatto e lo fanno spontaneamente perché hanno quell'onestà intellettuale di vedere e riconoscere quello che è stato realizzato. Io ho scusatemi se utilizzerò un gobbo per presentare un pochettino l'elenco dei candidati che andremo a nominare, perché la lista è fatta di 32 persone, come dicevo per metà è composta da amministratori uscenti, assessori o consiglieri comunali, l'altra metà è fatta da persone nuove che si sono avvicinate negli ultimi mesi oppure che hanno fatto un percorso con noi già in questi ultimi anni, partendo dalla grande esperienza del gruppo territoriale di Campobassano, che è una delle emanazioni della costruzione di una rete del Movimento 5 Stelle sui territori, sulla quale anche il Presidente Conte tantissimo sta puntando, e il gruppo territoriale di Campobasso è stato anche il cemento che ha permesso di costruire questa lista che stiamo presentando qui stamattina. Quindi vado a elencare, scusatemi se poi magari sarò veloce, sarà brutto questo elenco fatto così, però forse è la cosa più efficace. C'è Amorosa Giuseppe, Andreola Walter, Anna Baratta, Alessandro Carano, Erika Carrelli, Laura Ciaramella, Rosanna Cuccagno, Simone Cretella, Evelina D'Alessandro, Mario D'Ambrosio, Adriano Di Bona, Francesco Di Iorio, Pina Di Iorio, Emiliana Di Silvio, Serenella Fuschi, Sonia Gianfelice, Nicolino Giannantonio, Maria Rosaria Lamarca, Claudio Matteo, Salvatore Murolo, Bruno Niro, Giuseppina Panichella, Claudio Paolone, Vicente Fernando Passarelli, Anna Pedrecca, Antonella Picone, Luca Praetano, Domenico Russo, Monica Scoglietti, Nicola Simonetti e Antonio Vinciguerra. È una lista ben assortita e ben fornita, come dicevo, perché rappresenta la continuità dell'amministrazione uscente e l'innovazione di innesti di persone, di nuovi candidati che compongono e realizzano una lista che mettiamo a disposizione della coalizione e di Maria Luisa Forte. Maria Luisa Forte è l'espressione di questa sintesi, è la persona intorno alla quale abbiamo riconosciuto la possibilità di leadership, la possibilità di fare un percorso insieme. E io lascio la parola a Maria Luisa. Grazie.